Si è svolta nella segreteria del PDL di Caltagirone una conferenza stampa nel corso della quale il candidato sindaco Sergio Gruttadauria, giunto terzo al primo turno, ha chiarito la posizione del partito in merito al ballottaggio di domenica. Nel corso della riunione è stata annunciata l'imminente presentazione di un ricorso al TAR. Gruttadauria ritiene che potrebbero essere annullate anche le elezioni. Il risultato che è uscito fuori dalle urne non ci fa andare al ballottaggio per circa 212 voti, anzi precisamente 212 voti. È una beffa e proprio per questo motivo, nel rispetto della volontà degli elettori, 5.300 schede non sono state tenute in considerazione da presidenti che certamente hanno avuto un modo e una condotta, io ritengo, non regolare. Proprio per questo motivo abbiamo e stiamo per presentare ricorso. Quanto si è registrato al primo turno a detta di Gruttadauria è un fatto molto grave. Per il resto il PDL lascia liberi gli elettori affinché si esprimano in maniera democratica e neutrale. E diamo libertà di voto ai nostri sostenitori e noi non vogliamo nessuna responsabilità perché siamo fiduciosi che il ricorso andrà in porto e a breve ritorneremo alle urne. Sospettiamo che molti presidenti non hanno fatto il loro lavoro, nei seggi c'era un caos, entrava chiunque, molti verbali portano correzioni, c'è stata una grande confusione. Questo è un fatto grave, allarmante, ritengo che anche la prefettura sarebbe dovuta intervenire perché sono delle elezioni che certamente potrebbero essere messe in discussione. Candidato Foti, ma il dato che è in considerazione...